Debutto in grande stile per il Padova Calcio a 5 che al Palagozzano, come sempre riempito in ogni ordine di posti, affronta la squadra veronese dello Scaligera Pressana. Un punteggio tennistico 6-0 per la squadra biancoscudata, oggi in tenuta completamente blu. Parte subito forte il Padova con Rodriguez in evidenza, come sempre il campione spagnolo che sarà poi decisivo. Eccola qua l'azione che mette in movimento Secchieri che colpisce il palo e poi ancora Secchieri a servire Alberto Rodriguez che porta in vantaggio il Padova all'ottavo minuto di gioco. Padova quindi che sblocca subito la situazione e intende chiudere la partita subito in avvio. Vediamo anche nel replay la gran sciabolata di Alberto Rodriguez sotto la traversa. Nulla da fare per il portiere Scaligero, ancora nel replay si può notare l'ottimo gesto tecnico del campione spagnolo. Il Padova una volta in vantaggio continua a pressare anche se corre qualche rischio, come in questo caso in contropiede la formazione della Scaligera che sfiora il gol. Poi sale in cattedra Secchieri, il numero 23 del Padova. Nuovo acquisto e sarà grande protagonista, poi anche Grigio con un tiro da lontano e poi uno schema su questa triangolazione. È proprio Secchieri a realizzare il 2-0 su schema da calcio di punizione. Vedete il movimento in area di rigore degli attaccanti biancoscudati e poi il tocco di Paperini per Secchieri che trafigge il portiere avversario. Padova quindi che va sul 2-0, si decide tutto nei minuti di recupero perché questa rete realizzata al 29esimo viene seguita poi da un'altra rete realizzata proprio al 30esimo minuto, ottimo lavoro di Paperini che serve ancora Secchieri. Gran staffilata nell'angolino basso, nulla da fare per il portiere ospite. Padova sul 3-0 proprio allo scadere del primo tempo, da apprezzare nel replay l'ottimo lavoro di Paperini, contrasto a centrocampo, conquista palla, mette in movimento Secchieri, il suo diagonale secco nell'angolino basso. Ancora una volta vediamo l'ottimo intervento di Paperini che sarà tra i migliori in campo, così come Secchieri, nuovo grande acquisto della formazione biancoscudata. Sul 3-0 non è finita qui perché proprio nei minuti di recupero sale in cattedra anche Paperini che raccoglie una respinta e mette dentro il 4-0. Siamo al terzo minuto di recupero del primo tempo, grandi festeggiamenti sugli spalti, come sempre ricordiamo Palagozzano gremitissimo il venerdì sera in occasione delle partite del Padova Calcio a 5 che vince questa prima gara di campionato di C1 al suo debutto e lo fa davvero alla grande. Nella ripresa il Padova bada a controllare la situazione ma ottiene subito il 5-0 con questa gran staffilata in diagonale di Grigio che va in contropiede sull'ottimo lancio di Madalosso. Vedete Madalosso bravissimo di esterno destro che lancia Grigio che si invola sulla sinistra, sinistro tagliente a fil di palo, nulla da fare per il portiere veronese. Padova che va quindi sul 5-0, ma il bello deve ancora venire perché il grande capolavoro sarà il 6-0, il gol realizzato dal portiere Mazzucato. Eccolo qua, Mazzucato all'ultimo minuto prende palla, gran staffilata ad attraversare tutto il campo e gol del 6-0, grandi festeggiamenti per Mazzucato che era subentrato nel secondo tempo ad Androni, il nuovo grande acquisto portiere che l'anno scorso ha vinto il campionato con il Miti Vicinalis. Mazzucato comunque entrato nei minuti finali trova il tempo per realizzare questo splendido gol, guardate un tiro dalla propria area di rigore a scavalcare tutti, gol del 6-0. Padova quindi che inizia il campionato alla grande e punta a grandi obiettivi quest'anno.